Quello che affrontiamo oggi è un argomento sicuramente non nuovo per l'intelligence delle fonti aperte, ma altrettanto sicuramente poco trattato e discusso da ciò che possiamo chiamare il mainstream dell'OSINT. Stiamo parlando del rapporto tra l'intelligence delle fonti aperte, intese sia come attività che come disciplina, e i diritti previsti dalla norma a tutela di particolari tipologie di informazioni. Quello che stiamo per fare non sarà una trattazione di natura eminentemente giuridica, questo perché la tematica è così vasta e complessa da richiedere necessariamente l'intervento di esperti del dominio specifico per poter essere trattata con cognizione di causa. Quello che faremo invece è un discorso eminentemente disciplinare, centrato sulla proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, teso a definire il perimetro entro il quale l'OSINT è legittimata ad operare, sia da un punto di vista prettamente disciplinare che da un punto di vista etico. È un fatto che non tutte le informazioni possono essere considerate allo stesso modo relativamente al profilo di accessibilità e disponibilità. Più banalmente, è un fatto che non esistono soltanto informazioni aperte, sebbene tutte nascano originariamente come tali. Ed è un altro fatto che esistano, e non sono poche, come vedremo, informazioni che, una volta generate, per così dire, finiscono per sottostare a un qualche regime più o meno stringente di tutela o di protezione, regime che non necessariamente però le rende informazioni riservate, quantomeno non nell'accezione che gli studi di intelligence riservano al termine. Come deve porsi la disciplina OSINT nei confronti di queste tipologie informative che possiamo definire ibride? Come deve comportarsi l'operatore OSINT nel momento in cui si imbatte in questo tipo di informazioni? Prima di proseguire, dobbiamo però cercare di capire meglio di che tipologia di informazioni stiamo parlando. L'esempio più semplice riguarda quei dati e quelle informazioni cosiddette personali, ovvero quei dati e informazioni che appartengono intimamente agli individui e che la normativa, proprio per questo motivo, reputa che debbano essere oggetto di una tutela aumentata, di una tutela speciale. Secondo il filosofo italiano Luciano Floridi, questi sono i dati che non solo noi possediamo, ma che effettivamente ci costituiscono e ci descrivono quali entità fatte anche di informazioni. Insomma, quei dati e quelle informazioni, la cui eventuale sottrazione forzosa, assomiglierebbe più ad un rapimento che a un furto o a una intrusione vera e propria. Un rapimento nel senso che chi dovesse venire in possesso di quei dati potrà riprodurli e usare la nostra identità informativa per fare qualcosa di indesiderato, se non il più delle volte di illecito. Per il resto della infosfera saremmo noi, e non il malintenzionato, ad aver compiuto quegli atti, ad aver commesso quegli illeciti. Saremmo noi, e non lui, ad aver perso la nostra credibilità o a veder corrotta la nostra reputazione. Le conseguenze sono facilmente immaginabili. A protezione di questi tipi di dati e di informazioni esiste però un costrutto normativo imponente e complesso, sebbene tutto sommato recente. Un costrutto che certamente dovrà essere affinato, migliorato, ottimizzato, ma che comunque esiste e in qualche modo produce già degli effetti significativi tanto sui dati e sulle informazioni, quanto sulla vita e le abitudini degli individui. La norma però non protegge solo i dati che appartengono agli individui, ma anche quei dati e quelle informazioni che costituiscono, ad esempio, il know-how di un'impresa commerciale, ovvero la possibilità di utilizzare e sfruttare quel know-how nel proprio interesse, senza che ciò finisca per costituire un vantaggio anche per altri.
Come si può a questo punto facilmente intuire, può accadere che anche i regolamenti, i codici, le altre prescrizioni di legge, oltre che alle prassi, alle procedure codificate, finiscano per costituire dei veri e propri regimi di classifica, ovvero dispositivi informativi terzi ed esterni ai dati, alle informazioni e alle fonti, che ne modificano in modo più o meno arbitrario le proprietà di disponibilità e accessibilità. Ovvero, in altre parole, li rendono più o meno disponibili a seconda del profilo di autorizzazioni posseduto dal soggetto che si accinge ad accedervi e alla motivazione con la quale lo fa. Molte delle informazioni appartenenti alle tipologie appena indicate, sfortunatamente, o fortunatamente per alcuni, sono tuttavia liberamente disponibili, accessibili e acquisibili, nonostante il particolare regime di tutela che la norma prevede per loro. Che atteggiamento devono assumere la disciplina e l'operatore OSINT nel momento in cui si trovano, più o meno volontariamente, al cospetto di questa categoria di dati, di informazioni e di fonti? Può la disciplina considerare queste fonti nel novero di quelle aperte per il solo fatto che esse siano state per qualche motivo rese disponibili? Può l'operatore OSINT decidere di acquisire, valutare e validare questo tipo di informazioni che in effetti sottostanno invece a un regime di riservatezza? Che conseguenze analitiche, disciplinari, legali avrebbe l'uso di queste fonti tutelate nell'ambito dell'attività di intelligence delle fonti aperte? Come anticipato, l'approfondimento di questa tematica da un punto di vista eminentemente giuridico richiede l'intervento di un esperto del dominio. Perciò, per quanto la questione sia di grande interesse e attualità, per il momento ci limiteremo all'aspetto eminentemente disciplinare che riguarda l'OSINT. Proviamo perciò a mettere qualche paletto in più all'interno della definizione di apertura che la teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte fornisce, per vedere se ciò è utile al discorso. In primo luogo bisogna dire che il concetto generale di informazione aperta, intesa come informazione liberamente accessibile e disponibile, forse non basta più. D'altra parte, per fare un esempio banale, il fatto che una fiammante autovettura cabriolet sia stata lasciata aperta per strada, con le chiavi inserite nel quadro, il motore acceso e il pieno di benzina, non autorizza nessuno ad appropriarsene, nemmeno per portare la propria anziana nonna a fare un bel giro in riviera. Per quanto buone siano le intenzioni, infatti, per quanto poi si dovesse riconsegnare il bene intatto e nelle condizioni originali, non si potrà mai invocare il prestito. Sempre di furto si tratta. Dunque, probabilmente occorre un set di proprietà più esteso per oggettivare l'effettiva apertura di un dato o di un'informazione o di una fonte. E di proprietà da prendere in considerazione in realtà ne abbiamo. Una prima proprietà, l'abbiamo appena evocata, può essere quella che definisce quei dati che sono legalmente resi disponibili, ovvero che la norma o la consuetudine considera tali. Ad esempio, le panchine lungo un viale alberato posseggono questa proprietà. Normalmente, infatti, accanto alla panchina non troviamo, non dovremmo trovare, un cartello installato dal comune che recita che queste panchine possono essere usate dai cittadini per sedersi, per chiacchierare, per scattare fotografie al cane o per appoggiarci la bicicletta. In altre parole, quelle panchine sono originariamente lì per fare le cose che le panchine sono adatte a fare, ovvero, ancora meglio, le cose lecite che si possono fare con le panchine sistemate lungo un viale alberato accessibile a chiunque. Lo stesso principio dovrebbe e potrebbe valere anche per i dati, per le informazioni e per le fonti. Una seconda proprietà potrebbe essere quella relativa alla consapevolezza e alla volontarietà con la quale si mette a disposizione un dato, un'informazione o una fonte. La consapevolezza è la volontarietà di chi, in buona sostanza, rende esplicite e sancisce formalmente la disponibilità e l'accessibilità di quel dato, di quella fonte
di quella informazione. Dunque, avviandoci alle conclusioni, possiamo sostenere che gli unici dati, informazioni e fonti che la disciplina e l'operatore OSINT dovrebbero prendere in considerazione sono quelle che risultano dalla intersezione di tre insiemi, ovvero l'insieme di tutte le informazioni che sono effettivamente accessibili senza che alcuna volontà ne risulti compressa o compromessa. L'insieme di tutte le informazioni che sono rese disponibili nel rispetto di tutti i costrutti normativi vigenti all'interno di un determinato sistema. E infine, l'insieme di tutte le informazioni che sono rese disponibili volontariamente e consapevolmente dai soggetti che legittimamente le detengono e che abitano quel sistema. Solo l'intersezione di questi tre insiemi dovrebbe riguardare l'intelligence delle fonti aperte. Tutto il resto, volendo, è materia dell'intelligence cosiddetta classificata, che in quanto tale sottostà a tutta una serie di considerazioni anche abbastanza diverse. A questo punto si evidenzia una gamma del tutto particolare di dati e di informazioni che, secondo questa architettura, vengono necessariamente e correttamente sottratte alla competenza di OSINT, ovvero tutto l'insieme di quei dati e di quelle informazioni che vengono involontariamente seminate dagli individui nel momento in cui usano, con più o meno consapevolezza, le odierne tecnologie digitali. Da una lezione fatta in videoconferenza all'impiego di una carta di credito nel commercio elettronico, fino a giungere alla quantità di dati e informazioni che i cosiddetti oggetti digitali domotici o indossabili disseminano nel corso delle nostre giornate. Ebbene, la ricerca, la scoperta, l'individuazione, l'acquisizione e lo sfruttamento di questi dati non sono una competenza di OSINT, per il semplice motivo che l'utente, il cittadino, lo studente, quando impiega gli strumenti tecnologici, si aspetta lecitamente e con pieno diritto che questi non eccedano nella comunicazione arbitraria a terzi di dati che appunto possono essere considerati personali o quantomeno che sono generati dalle proprie attività individuali che si vogliono, in modo implicito o esplicito, considerare e mantenere private. Non è certamente questa la sede per una critica più o meno approfondita di questi aspetti della società digitale. È però questa la sede per richiamare operatori esperti OSINT a una visione maggiormente etica della loro disciplina e delle loro attività che, in base ad essa, pongono in essere. Una visione etica che va necessariamente considerata anche in senso ecologico, in quanto una maggiore attenzione alle fonti, alla loro natura, alla protezione delle loro proprietà originarie, non può far altro che condurre a una crescita e a un miglioramento delle condizioni sistemiche e prestazionali dell'intero ecosistema delle reti di fonti. Lo sfruttamento indiscriminato delle fonti informative, la mancata attenzione al valore intrinseco della loro natura, il non prevedere idonee prassi sistemiche ambientali, così come in tanti altri contesti, non genera altro che degrado. E il degrado è certamente tra i maggiori nemici della conoscenza. Perciò, la prossima volta che nel corso delle nostre attività analitiche o disciplinari ci imbattiamo in un dato, in un'informazione, in una fonte che ci sembra aperta, oltre a tutte le considerazioni che la teoria generale sull'intelligence delle fonti aperte ci invita a fare nel corso della validazione, poniamoci anche questi problemi. Probabilmente la conseguenza sarà quella di rinunciare a utilizzare a una o due informazioni o una o due fonti, ma sicuramente tanto la qualità ultima dell'analisi quanto il valore dell'operatore ne usciranno sicuramente arricchiti.